Deborah, oggi ci troviamo a Orciano di Terre Roveresche e siamo all'interno del Museo della Corda e del Mattone. Come nasce questo museo e cosa raccoglie al suo interno? Questo museo nasce per volontà di raccontare le attività artigianali dell'epoca, o perlomeno quelle che erano rappresentative proprio di Orciano, ovvero la corda e il mattone, perché si ricorda i 40 cordea di Orciano e la storia della fornace. Il museo si sviluppa all'interno di un palazzo residenziale appartenuto ai coniugi evangelisti e poi donato a una delle quattro figlie, ovvero una delle quattro gabucce. Erano una famiglia molto abbiente, tant'è che avevano un pozzo interno in casa. È una cosa che non tutti avevano, tant'è che le persone come gli artigiani o naturalmente le persone del luogo generalmente prendevano le brocche di orcio e le andavano a riempire alla fonte per poi portare l'acqua all'interno della casa. Siamo nella stanza dedicata al mattone, che cosa troviamo al suo interno? All'interno vediamo il procedimento per la creazione proprio del mattone in maniera artigianale, che prende proprio la forma da forme in legno e si racconta quello che era il processo iniziale e che naturalmente è stato riprodotto all'interno della fornace, che però non esiste più. Tutto ciò che ci rimane è il fornaciotto, dove è stata creata all'intorno anche una piccola piazza rappresentativa per ricordo proprio della fornace. E adesso andiamo a visitare la stanza della corda in cui sono esposti tutti gli strumenti per la sua realizzazione. Questa è proprio la sala della corda, dove si vedono già tutti i materiali donati proprio dall'ultimo cordaio di Orciano chiamato Luigi Gasparini. Per ricordare la sua attività si è creato proprio un museo proprio per ricordare come si creava la corda proprio in canapa in maniera artigianale. Naturalmente raccontiamo anche come viene prodotta adesso in maniera più industriale, però la parte più artigianale è sempre più bella, soprattutto da raccontare. Come nasce la corda? La corda aveva sempre inizio dalla canapa, la canapa grezza che veniva lavorata e anche proprio prodotta qui nella zona, soprattutto vicino alla riva del fiume. Già, come vedete, ci sono molti attrezzi qui a fianco a me e questi erano i principali attrezzi utilizzati per creare proprio la corda. Dalla manzola utilizzata soprattutto dai bambini per filare la canapa a realizzare il primo filo, alla ruota che è ricavata da un biroccio, veniva utilizzata per creare di per sé proprio la corda, il trefolo, ovvero una corda che serviva per trainare a riva le barche. E questo era il principale prodotto di Orciano. Alle sue spalle c'è la foto di uno dei principali cordai di Orciano. Di chi si tratta? Si tratta di Luigi Gasparini, è stato proprio l'ultimo dei cordai di Orciano e ci ha donato tutte queste attrezzature proprio per ricordare la sua attività, che si è andata a perdere naturalmente nel tempo. Inizialmente Orciano era conosciuto per i 40 cordai di Orciano e i nostri prodotti arrivavano anche molto lontano, non solo venivano venduti nei porti qui vicino, come Pesaro, Sinigaglia, ma anche a volte arrivavano fino a Venezia. Come e quando possibile visitare il museo? Questo museo è sempre disponibile anche su prenotazione. Naturalmente noi offriamo come proloco anche un tour guidato esterno di Orciano su offerta, mentre per quanto riguarda il museo lo trovate sempre aperto il sabato e la domenica, il sabato dalle 3 fino alle 6, mentre per quanto riguarda la domenica la mattina dalle 10 a mezzogiorno e mezza e al pomeriggio dalle 3 e mezza fino alle 7.